Parliamo di Grammy oggi, benvenuti, io sono Claudia, questo è Creativamente, bentornati e come poter farci mancare la borsa Grammy, la tendenza di quest'estate 2021. Quindi vediamo oggi non tanto la realizzazione delle mattonelle quanto piuttosto l'assemblaggio e l'attaccatura dei vari pannelli su un supporto di borsa di juta che appunto è un'altra delle novità di quest'anno. Come vedrete poi nell'elenco del materiale, queste borse le facciamo noi artigianalmente. Ci sono nella variante così con i manici di bambù, che è quella che vedete che sto utilizzando io, oppure c'è questa versione che è una borsa in juta che però invece di avere i manici in bambù ha i manici di vera pelle. Si possono scegliere in tre varianti colori di vera pelle cocco. E appunto questa è l'altra variante oltre al bambù tra cui potete scegliere, quindi non vi trattengo altro, vi lascio il tutorial, un bacione, ciao! Allora, che cosa proporvi quest'anno se non le super borse con le mattonelle granny? Ovvero queste qui e le borse in juta con cui state facendo impazzire il web. Si vedono solo più di queste borse e allora abbiamo deciso di realizzarne una anche noi. Allora, per questo progetto quindi andremo ad utilizzare una borsa in juta con i manici in bambù. Queste borse in juta le trovate sul sito www.merceriamare.it. Sono realizzate tutte a mano da una sarta, ok? Quindi non sono le classiche borse di importazione che potete trovare, ma vengono realizzate su misura da una sarta. Nella misura che noi proponiamo, standard, tra virgolette, diciamo, è 30 di base più 30 di altezza più 10 di spessore, ma dato che vengono fatte appunto su ordinazione e su misura, se avete delle misure particolari potete contattare attraverso WhatsApp, l'email e quant'altro, dal sito trovate tutti i recapiti e vi verrà fatto un preventivo per realizzare la borsa su misura per voi. Se magari avete già delle mattonelle e vi occorrono delle misure particolari per il supporto, appunto, si possono realizzare. E inoltre, oltre alle borse in juta, abbiamo anche delle scocche in feltro, sia con manici in bambù sia senza, con cui si possono sempre montare questo tipo di borse e avere dei supporti per irrigidirle. La borsa, quindi la mattonella che andremo a realizzare, è questa qui, vedete. Sono queste che sono state realizzate con il cotone estate, esattamente questo qui che vedete qui, è un 100% cotone, sono gomitoli da 50 grammi e io sono andata ad utilizzare quattro colori: il beige, il lilla, il rosa antico e il senape. Come potete vedere qui dalla mattonella, sono partita con il senape, poi col rosa antico, poi col beige e ho terminato con il lilla, e tutte le rifiniture attorno, comprese le attaccature delle mattonelle, è fatta in lilla. Le mie mattonelle misurano 9x9 cm, hanno questo disegno molto semplice e, dato che appunto il web impazza di mattonelle anche più complesse, più particolari, e che si trovano schemi praticamente dappertutto e ognuno fa la sua versione, in questo tutorial non vi faccio vedere l'esecuzione della mattonella perché, ripeto, ce ne sono talmente tante e sicuramente anche voi le avete già fatte che non è il caso di soffermarci particolarmente nella realizzazione della mattonella, ma piuttosto ci concentreremo per quello che riguarda l'attaccatura di una mattonella all'altra, dei pannelli e di come andremo a fissare tutto lo sviluppo della borsa sulla scocca in juta o feltro, che poi il procedimento resta più o meno uguale. Ok, quindi vi farò appunto vedere solo la parte di assemblaggio e non la realizzazione delle mattonelle, perché, ripeto, ce ne sono talmente tante e sicuramente anche voi ne avete già fatto, che non è assolutamente il caso di perdere tempo a mostrarvi un esempio anche piuttosto semplice di mattonelle. Quello che ci tenevo a precisare è che il cotone che ho utilizzato sono gomitoli da 50 grammi, come potete vedere. Ma nonostante questi, per realizzare tutta la borsa, che è composta da 3, 6, 9, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 mattonelle, ok, ho realizzato 25 mattonelle, ho utilizzato semplicemente questi 5 gomitoli che vedete sul tavolo, quindi uno per colore, tranne il lilla che ne ho utilizzati due perché ovviamente il giro della mattonella era più grande e poi l'ho usato a fare tutte le attaccature e le bordature. Anche qui ho fatto proprio un bordino tutto attorno alla borsa e quindi ci è voluto un po' più di lilla, ok? Però quello che volevo farvi capire è che, nonostante il gomitolo sia da 50 grammi, rende tantissimo, perché per
per realizzare l'intera borsa, ho praticamente usato solo un gomitolo per colore, eccetto il lilla, che ne servono due. Quindi ottima, ottima, ottima resa. Detto questo, quindi vi ricordo che anche il cotone e tutto quanto sul sito woomerceriamari.it trovate tutto, e passiamo subito al tutorial. Allora, adesso vi faccio vedere come andare ad unire insieme le mattonelle. Vedete che io qui ne ho già unite due e adesso vediamo appunto come andare a fare. Allora, innanzitutto prendete le vostre mattonelle, dovete far sì che dritto e dritto siano, combacino tra di loro, quindi dovete vedere, voi dovete avere il rovescio da fuori da entrambi i lati in cui andrete a lavorare. I due dritti sono nascosti dentro, ok? Lavorerete a rovescio. Dopodiché dovrete prendere il colore di unione, io vado a usare il lilla sempre. Con l'uncinetto vado a inserirmi proprio qui nel punto della curva, dell'angolo proprio del quadrato, ok? Quindi vado a inserirmi proprio bene qui, prendo il filo, mi inserisco e faccio una catenella. Dopodiché vado a prendere il punto intero, ok, quindi composto dalle due asoline del primo quadrato, e poi il punto intero dell'altro quadrato, in questo modo, ok. Vedete che sono entrata nel punto intero, non solo in un'asola ma in tutto il punto. Dopodiché passo il filo e faccio una maglia bassa. Stessa cosa, ripeto il procedimento per i punti seguenti. Quindi vado sempre a prendere tutto il punto, non solo una asolina del punto, ma l'intero punto. E poi facciamo non maglia bassissima come si presumerebbe, ma maglia bassa. Proprio perché adesso quando andremo ad aprire i quadrati e a girarli sul dritto, perché vi ricordo che noi stiamo lavorando, come vi ho detto, sul rovescio, quindi dopodiché andremo ad aprire i quadrati e questo sarà il dritto del lavoro, vi rimane questo punto di giuntura che secondo me è veramente molto molto carino. Ok? Quindi le mattonelle si uniscono in questo modo. Adesso arriviamo alla fine del lato. E voilà, vedete che abbiamo unito i due quadrati. Adesso se vogliamo andare, possiamo direttamente andare ad attaccare la riga di sopra. Quindi si fa nello stesso modo, ci dobbiamo trovare sempre sul rovescio. Possiamo anche lasciare il filo qui attaccato. Ovviamente dovete avere altri due quadratini uguali, no? Perché sennò non ha senso. E possiamo andare direttamente a inserirci nel primo punto e di nuovo facciamo sempre maglia bassa e ci uniamo nello stesso modo, però andiamo ad unire l'altro laterale. Ci sono ovviamente diversi modi con cui unire le mattonelle, questo è solo uno dei tanti che esistono, ma è quello che forse io prediligo e quindi per questo progetto io vado a utilizzare questo modo. Poi si possono fare le maglie bassissime, si può fare la maglia bassa prendendo solo una asolina, quindi lavorandola in costa e non tutta intera come stiamo facendo adesso, e ogni modo si può unire con l'ago anche non con l'uncinetto, quindi ci sono veramente svariati modi per cui unire le mattonelle, vanno tutti molto bene, cambiano l'effetto solo che si ottiene una volta unite insieme, ma appunto va a discrezione vostra. Il pannello della borsa che io andrò a realizzare è formato, quindi il davanti e il dietro saranno formati da queste 9 mattonelle, 3 per larghezza e 3 in altezza. Una volta che le abbiamo unite, come vi ho fatto vedere, adesso io voglio andare a fare ancora un giro di bordatura a maglia bassa tutto attorno al pannello realizzato, perché non mi piace, vedete che qui non è perfettamente dritto, voglio regolarizzarlo. Quindi con sempre il filato lilla vado a puntare in tutte le maglie e per ognuna di esse vado a fare una maglia bassa.
Quindi vedete, ho finito la prima piastrella, ho iniziato a bordare la seconda, arrivati all'angolo vi faccio vedere come girare e fare gli aumenti. Allora, per fare l'angolo, come vi dicevo, allora qui vedete che ho l'ultimo punto da lavorare, quindi entro all'interno, faccio una maglia bassa, dopodiché faccio una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia bassa. In questo modo abbiamo fatto l'angolino, dopodiché cambio lato e vado a lavorare l'altro lato del pannello, andando sempre a fare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Quindi bordiamo interamente i quattro lati del nostro pannellino, dopodiché andremo a unire nello stesso modo le altre mattonelle per formare un pannello uguale identico che sarà dietro della nostra borsa, e poi andremo a formare i laterali, che saranno formati invece solo da una fila, quindi da tre mattonelle messe in verticale. Ok, quindi andiamo ad assemblare il tutto e a bordare. Allora, guardate, alla fine i due pannelli davanti e dietro della borsa, quindi montati così con le 9 mattonelle, sono andata a bordarli non solo con un unico giro di maglia bassa, ma alla fine ne ho fatti 4, perché volevo ingrandire il pannello per portarlo alla misura di 30 cm, perché era qualche centimetro in meno, quindi così l'ho ingrandito e misuro esattamente 30 cm. Stessa cosa ho fatto con il laterale che ora misura 10 centimetri, sempre bordato con più giri di maglia bassa. Lavorate semplicemente lungo tutti e quattro i lati, lavorando i punti così come si presentano e ricordandovi di fare sempre solo gli aumenti negli angoli. Una volta quindi fatto questo, abbiamo i due pannelli davanti e dietro della borsa formati da 9 mattonelle e i due laterali formati da 3 mattonelle. Adesso dobbiamo andarli ad assemblare tutti quanti per poi andarli a cucire sulla nostra borsa di juta. Quindi, esattamente come abbiamo fatto per unire le mattonelle, andiamo a mettere dritto con dritto. Quindi, questo è il mio dritto, questo è il mio dritto, così, in modo che da fuori mi resti il rovescio. Vedete che lo capite bene, perché sul dietro del lavoro c'è questo cordoncino in rilievo. Quindi, una volta che avete posizionato, diciamo, il laterale qui vicino al pannello davanti, dove dobbiamo fare l'unione, quindi il punto di cucitura, andiamo a fare esattamente lo stesso procedimento che abbiamo utilizzato per unire le mattonelle. Quindi andremo a prendere il nostro filo, ci andremo a inserire qui nell'angolo e andremo a fare le nostre maglie basse. Ok, quindi esattamente andiamo a unire i pannelli e ad assemblare la borsa nello stesso identico modo con cui abbiamo unito tutte le mattonelle. Il procedimento è il medesimo, quindi sempre lavoriamo che noi dobbiamo avere a vista il rovescio, mi raccomando, dopodiché andiamo a prendere tutto il punto così come si presenta, quindi non solo una solina, ma entriamo sempre dentro tutto il punto, vedete, in questo modo, sull'uncinetto, quindi ho il punto completo, e dopo vado a fare una maglia bassa. Continuiamo in questo modo per tutti i punti, quindi andiamo ad unire tutto il laterale al suo pannello, dopodiché andremo ad unire anche l'altro pannello e l'altro laterale, ok? Quindi andiamo a fare tutti i punti di unione per aver assemblato in toto tutti e quattro i pezzi. Vedete, esattamente come per le mattonelle, una volta che avremo finito la cucitura andremo ad aprire e vedete che abbiamo unito in questo modo esattamente come prima, quindi abbiamo il punto di cucitura che neanche si nota e uniamo così i pannelli. Dopo vi faccio vedere, una volta che li abbiamo uniti tutti e tre, quindi adesso qui unisco il laterale, poi metteremo il laterale dall'altra parte e poi andiamo a congiungere il tutto con l'altro pannello. Dopodiché vi faccio vedere cucire la vostra borsa alla borsa di juta. Allora, guardate, questo è il pannello realizzato, unito, quindi qui sono andata ad unire anche i laterali, vedete che sono andata ad unirli in questo modo e abbiamo praticamente il pannello davanti formato dalle nostre 9 mattonelle, il laterale formato da queste 3 mattonelle, di nuovo la parte dietro uguale al davanti e di nuovo l'altro laterale sempre da 3 mattonelle, ok? Quindi una volta che abbiamo unito e che abbiamo, diciamo, questo tubolare, possiamo chiamarlo così, possiamo andare a prendere la nostra borsa in juta,
voilà, e possiamo provare direttamente a posizionare il tubolare all'interno della borsa e vedete che ci dovremmo proprio essere con le misure e con tutto. Ricopriamo interamente proprio la borsa, ok, quindi è tutta perfettamente ricoperta, si vede solo la base, che lasceremo così com'è, e gli attacchi qui dei manici con il pezzettino con la chiusura calamita. Detto questo, se volete, nulla vi vieta di rivestire anche il fondo, con un gomitolo in più di cotone andate a rivestire interamente la base e poi l'attaccate, quindi volendo, se non vi piace lasciare a vista l'aiuta, potete tranquillamente anche rivestirla, ok? Oppure si possono inserire anche i piedini, io magari farò così, però detto al di là di questo, questo è, diciamo, il risultato. Vedete che la borsa monta alla perfezione e adesso vi faccio semplicemente vedere come andare a fissare il pannello alla nostra borsa in tuta, che dobbiamo andarlo a cucire, ok, qui così sul bordo, per fissarlo. E ora vi faccio vedere appunto come. Innanzitutto, prima di andare a cucire la nostra borsa, dopo aver infilato il pannello, l'intera borsa praticamente sulla scocca con degli spilli, vedete qua, sono andata a tra virgolette imbastire e fermare il pannello in modo che non si muova più, quindi ne ho messo uno in angolo, uno al centro, quindi ho di nuovo messo uno sul laterale, poi ce n'è di nuovo uno sull'angolo da questa parte, li vedete perché hanno la testa colorata, sono gli spilli con la testa colorata, e stessa cosa vedete che ho fermato anche tutto qua sotto, sempre con gli spilli, e tutto laterale, in modo che adesso la cucitura che andremo a fare, ne faremo una qui in cima lungo questo lato, i due laterali e l'altro lato, e la stessa cosa la faremo al fondo della borsa, quindi il pannello è fermato solo in questi due punti, ma per cucirlo correttamente dobbiamo essere certi che sia ben posizionato, altrimenti non riusciamo a cucirlo a dovere. Per questo sono andata a posizionare gli spilli. Dopodiché, per cucirlo, ho preso un ago da cucito con un filo di poliestere, precisamente il Gutermann 100 metri, sono andata a metterlo doppio, ok, lavorerò col filo doppio perché sia più robusto, nonostante già cuciamo con un filo di poliestere. Dopodiché andiamo a inserirci, vedete qui, mi sono inserita qui in alto con un piccolo nodino, e per andare a cucire dovremo fare in questo modo. Prendiamo l'ago, passiamo di traverso qui nella borsa, prendendo l'aiuta e il pannello lavorato all'uncinetto, ok? Entriamo così trasversalmente nella borsa e nel pannello lavorato all'uncinetto, facendo in questo modo il dentro della borsa, il bordo qui dentro della borsa. Vedete che è fatto di tessuto doppio. Noi cerchiamo con l'ago di prendere solo il primo strato e non il secondo, in modo che una volta che apriamo la borsa all'interno non si vedano i punti di cucitura che magari esteticamente possono disturbare. Ok, quindi entriamo trasversalmente proprio per questo motivo, per cercare di prendere solo uno strato di tessuto e non entrambi, in modo che non si notino i nostri punti di cucitura. Ok, quindi procediamo, vedete, in questo modo, vedete, e sono andata a fermare tutto la prima parte, e se guardiamo all'interno
Non si notano minimamente i punti, ok? Il dentro è rimasto completamente pulito e non si vede dove l'abbiamo attaccata, quindi anche questo è decisamente un vantaggio, è solo un fattore estetico, ma vi permette di non dover poi foderare la borsa e lasciare esattamente questa qui di juta così com'è e avere lo stesso un gradevole risultato, ok? Quindi in questo modo dobbiamo procedere a lavorare e a cucire tutto questo lato, poi tutto il laterale, il lato dietro, la parte dietro e l'altro laterale. Stessa cosa nella parte perimetrale della borsa al fondo. Man mano che andiamo avanti ci toglieremo gli sfilli e andremo appunto a fissare la nostra borsa. Volendo potete fare anche una doppia cucitura, quindi fate la cucitura tutto attorno e poi la ripassate facendola magari un pelino più sotto e ne fate una seconda, così siete sicurissime che la borsa non si scuce, non si stacca in alcun modo, ok? Quindi questo è quanto, spero che il procedimento sia chiaro per tutte che magari hanno un po' più di difficoltà non tanto a lavorare le mattonelle quanto nell'assemblaggio poi delle stesse e nel montare la borsa finale. Quindi spero che questo tutorial possa esservi stato utile. Un bacione, ciao! Guardate, questo è il risultato finale della mia borsa granny, quindi questo è come è rimasta la cucitura e l'attaccatura, vedete qui, poi abbiamo la chiusura a calamita e questo appunto è il risultato. Sono veramente soddisfatta. Spero che piaccia anche a voi, sicuramente voi siete più veloci di me e ne avete già realizzate, spero che comunque questo tutorial possa esservi utile per magari fare altre borse granny. Io è la prima che realizzo e questa è la mia borsa per l'estate, quindi spero che vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti e se provate a realizzarle mi raccomando sul gruppo di Facebook Maria e le amiche uncinettine aspetto le vostre foto. Ciao!